Buon martedì, amici della Non Solo Libri. Anche oggi, più che di un consiglio di lettura, voglio parlarvi, nella logica della la perfetta biblioteca del fumetto, di un concetto, o meglio, di una sorta di varie pubblicazioni che riguardano, come in questo caso l'avrete sicuramente intuito dal titolo, i web manual, i webtoons. Perché, come ho fatto martedì scorso, ok, in un contesto completamente differente, quello del fumetto supereroistico, ho cercato di indicarvi una possibilità attraverso i volumi che sta pubblicando, ha pubblicato Panini Comics nelle linee editoriali Io Sono, Noi Siamo o i grandi libri di DC Comics, Panini, Marvel Comics e via dicendo, insomma, una sorta di modo, se avete della curiosità, l'avete sempre avuta, per poter analizzare un determinato fumetto o serie o personaggio o supergruppo supereroistico americano, ma avete paura perché a ritroso è difficile andare e richiede non solo ingenti somme di denaro, ma anche tanta fortuna per recuperare il materiale, quindi attraverso questi volumi c'era la possibilità, vi è la possibilità di avere, per quanto sia un'infarinatura generale, però uno specchietto, ok, temporale, reale di pubblicazione che vi può portare anche solo ad analizzare la parte grafica e via dicendo. Oggi voglio soffermarmi su una cosa, diciamo, diversa ma essenziale, cioè perché sono diventati così importanti nella logica delle pubblicazioni, soprattutto del fumetto, diciamo, orientale, i webtoons, i web manhwa, cioè questa sorta di creazione digitale al 99,9% coreana, ok, che ha però richiesto a un certo punto di essere pubblicata. Perché, insomma, cercheremo di sviscerarlo e vi farò vedere gli ultimi numeri usciti, soprattutto Star Comics, in realtà delle produzioni appunto legate naturalmente a questo, a questa nuova tipologia, ok, di storia a fumetti, che effettivamente sotto certi aspetti sono legate da alcune di esse, ma la maggior parte di queste appunto ha un elemento che è appunto l'adrenalina, l'azione. Naturalmente, prima di iniziare, quello che vi ricordo come sempre è quello di iscrivervi a tutti i nostri social, che voilà, trovate qui sotto, elencato nella descrizione del video, e spero ci stiate seguendo su BOM Chiacchiera Fumetti, perché io e la dolcissima Vale, insomma, vi aspettiamo con le braccia aperte virtualmente alle 21 appunto sul nostro canale Twitch, ok? E se ancora non l'aveste fatto, ragazzi miei, BOM, iscrivetevi a questo canale, mettete un bel mi piace, che a voi non costa nulla, per noi è importante per crescere, per capire che stiamo facendo bene, e non solo, è un modo per sostenerci gratis, non dovete pagare nulla, solo cliccare. E ricordatevi anche di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che arrivano, anche se YouTube, anche se attivate la campanella, qualcuno me l'ha detto di voi, eccetera, non riceve nulla, ma tanto sui social noi mettiamo tutto. Iniziamo, ragazzi, sigla! Ed eccoci qui, ragazzi, voglio estrapolare appunto un concetto sul perché ci si sente, le case editrici hanno sentito il bisogno di acquisire i diritti di questi webtoon, web manga, manhwa, questi fumetti digitali, ok? Che fondamentalmente per la maggior parte sono coreani. C'è anche lì secondo me una motivazione, o meglio, quelli più conosciuti, quelli più importanti, eccetera, sono quelli. C'è anche da dire che c'è una produzione infinita, da noi arriva veramente forse lo 0,01%, ok? Non so dire se anche in patria questi fumetti tutti vengano stampati, secondo me rimangono vittima del loro essere costruiti per il mondo digitale, soprattutto per la lettura su smartphone o tablet, cioè così come se fossimo appunto ad esempio su TikTok. Panini Comics ne ha tirati fuori 3 o 4, due secondo me sono i più interessanti usciti ultimamente. Uno è, voilà, Son Goth, il punteruolo, questo è il 3 di 6, è una miniserie di 6, è già uscita tutta, eccetera eccetera, insomma, che parla, e grandissimo autore che è Choi Gyu-seok, che ne aveva già fatto un altro di titolo, sempre pubblicato in Italia, tra l'altro da Panini Comics, quindi bella l'idea, come potete vedere, di averlo lasciato come se fosse una sorta di film in bianco e nero e via dicendo.
è molto classico, è un appunto manua e anche questo, diciamo, è una sorta di ponte, ok, per farvi capire comunque sia qual è sotto certi aspetti la differenza anche solo di sceneggiatura, di metodo sceneggiativo che hanno i coreani in un titolo come questo, che è molto politico, attivo, parla di qualcosa di accaduto realmente, che è un cambiamento delle condizioni lavorative coreane, naturalmente del Sud Corea, e via dicendo, no? Siamo in un limbo che poi viene, sempre da Panini, sviluppato a pieno, a 360 gradi, con True Beauty. Uno forse dei web manhwa, dei webtoon eccetera, più famoso in assoluto, che ha fatto dei numeri esagerati. E qui incominciamo a vedere che l'impostazione della pagina è fondamentalmente differente, ci fa comprendere come lo sviluppo sia fondamentalmente quello da smartphone. Perché? Perché in realtà noi qui vediamo una costruzione, vedete che questa è tagliata ad esempio, delle vignette elaborata per essere fruibile su un contesto cartaceo, no? In realtà però queste immagini voi le dovete immaginare quasi singolarmente, ok? Questa parte, questa parte, questa parte, che scorrono e in alcuni casi con anche magari dei suoni e quant'altro rendono... come potevano essere i fotoromanzi di un tempo, ok? Rendono dinamismo, dinamicità appunto naturalmente allo sviluppo della storia. In questo caso siamo tra quelle poche storie naturalmente scritte, pubblicate e distribuite in Italia, che riguarda storia d'amore con tutte le sfaccettature del caso, lei che comunque tiene alla sua immagine social e via dicendo, è bellissima e così via, ma poi nel suo piccolo in realtà preferisce, che ne so io, le pantofole, la classica divisa da casa, ecco, mettiamola così, da binge watching di Netflix e quant'altro. È una storia molto interessante, ne sono uscite momentaneamente 5, come avete potuto vedere a colori, come avete potuto già notare i manhwa o i web manhwa, che dir si voglia, webtoon, come in questo caso vedete diciamo il simbolo tra l'altro poi del portale che riguarda proprio questi fumetti, queste opere, comunque sia sono fatte all'occidentale, avete potuto vedere, vedete, questo è un manga e questo invece è un manhwa, per così dire, ok, idem Son Goth. Ma arriviamo alla star, che a prescindere dal cambiamento generico tra un titolo e l'altro, cioè la logica della storia che naturalmente va a cambiare sotto certi aspetti, passando da un tinte più horror a tinte più action a tinte più essenziali legate magari a qualcosa di quasi che può sembrare quasi un sogno, ok, eccetera eccetera, però hanno tutte in comune una cosa, ed è quella che a me ha fatto partire un po' il concetto del video, no? Che per mantenere, siccome la lettura su un dispositivo quale può essere uno smartphone, un tablet, un computer, è molto meno efficace, molto meno ci dà meno possibilità di riuscire a concentrarci per vari tipi di motivi, eccetera eccetera, rispetto a quella cartacea, un elemento che contraddistingue tutte le opere, nonostante riguardino appunto argomenti completamente differenti, è l'adrenalinicità, cioè la velocità, come ad esempio in Swift Home. Siccome è veloce anche il modo di raccontare, anche qui vedete come ad esempio in questo caso Star Comics, o chi per lei, ha cercato di costruire naturalmente le vignette, quindi le pagine, la storia all'interno delle pagine. Anche qua abbiamo una sorta di colore, un colore che ci deve far capire la situazione soffocante che vivono i nostri protagonisti all'interno della storia di Swift Home, che è fondamentalmente un horror, ok? Anche in questo caso webtoon, i prezzi variano dalle 14,90 alle 12,90, avete visto, sono però dei volumi molto molto grandi, e anche in questo caso abbiamo, o soprattutto in questo caso abbiamo, un grande livello di adrenalina che viene a scatenarsi nel mentre lo leggiamo, e che in qualche modo è forse quello che rimane, no? Che ci permette di ricordarci qualcosa sotto certi aspetti.
Naturalmente a livello di lettura, in questo caso così classica, originale per certi, sotto alcuni aspetti, riesce a rimanere ancora di più ancorata nella nostra testa la storia e quant'altro, proprio perché secondo me c'è proprio questo fattore. Poi magari lo dico perché sono un venditore di fumetti e via dicendo, ma secondo il mio parere la lettura cartacea è sempre la cosa migliore, e anche questo sistema l'ha comunque l'ha fatto notare, ok? Anche questa è una mia critica personale, ma se io lo leggo online e ci ho provato e mi ricordo non così tanto, non riesco ad entrarmi completamente nella storia, mentre lo leggo la stessa identica storia cartacea e mi piace, mi incuriosisce, mi fa voler aver voglia di andare avanti, beh. Se poi vedete appunto Sweet Home, parla appunto di questo palazzo dove succedono cose strane. Poi abbiamo The Boxer, che parla non solo di lotta, di box, eccetera, ma anche di personaggi particolari. Anche qui abbiamo dei colori straordinari per certi versi, no? Che con la loro unicità, con il loro schiaffo, con la loro essenza, in alcuni casi vedete un rosso che sotto certi aspetti viene fuori rispetto a tutto il resto della scena. Perché? Perché il vostro occhio deve colpire questo. Ma anche qui una tavola tagliata così effettivamente vi fa comprendere che lo sviluppo o il progetto originale era naturalmente un progetto per qualcosa che non doveva essere inizialmente solo ed esclusivamente cartaceo, o anche esclusivamente per il web. Molto interessante The Boxer, io ve lo consiglio, siamo sempre in casa Star Comics naturalmente. Un altro web manhwa che ha fatto veramente un grande successo, anche se ultimamente alcuni stanno un po' decidendo se tenerlo o abbandonarlo perché effettivamente è lunghissimo e all'inizio veramente dovete avere tanta pazienza per arrivare a dei disegni che riescono ad essere un attimino più incisivi, un attimino più interessanti. I primi numeri sono proprio difficili, la parte grafica, nonostante venga tutto sviluppato alla fine a computer con tavoletta grafica e quant'altro, ahimè non è il massimo, non arriva un risultato secondo me accettabile, anche se voglio dire potrebbe sembrare cattivo da parte mia. In questo caso siamo sempre in webtoon. Di che cosa parla Tower of God? È molto complesso e complicato ed è questa forse una delle sue particolarità, cioè che riesce ad andare, non dico ad annullare completamente, soprattutto appunto la parte iniziale, la grafica che è penosa, ma ha una storia talmente introspettiva, talmente particolare, talmente onirica, eccetera, che vale la pena di essere letta, perché c'è appunto questo mondo dove c'è questa torre dove si può entrare e si deve naturalmente combattere per riuscire ad arrivare in cima e poter chiedere qualcosa a Dio. Insomma, ce ne sono varie di poi dopo evoluzioni nella storia, insomma. E anche qui, come potete vedere, ho preso non a caso gli ultimi numeri, sto prendendo per farvi vedere comunque già qualcosa di finalizzato ad essere, o finale come risultato. Comunque incomincia a essere estremamente interessante. Altri due incredibilmente famosi, e poi dopo andiamo alle conclusioni, sono, voilà, The God of High School di Yongji Park. E qui, ahimè, devo anche qui dire che all'inizio non mi dispiaceva l'impatto grafico così quasi alla Fiorucci style degli anni 80, del periodo dei paninari. Questi colori un po' flash, un po' quasi sabbiati, no? Sempre per far uscire qualcosa sì e qualcosa no, quindi dare una sorta di profondità attraverso il colore, che credo anch'essa derivi dal modo in cui viene sviluppato e perché viene sviluppato appunto per il web e via dicendo. Anche qui webtoon, 12,90 €. Parliamo di questi studenti, o non solo, che vengono presi da varie parti della Corea per partecipare ha un progetto, una sorta di torneo per trovare la persona più forte in assoluto, con tutti gli annessi connessi. Molto semplice come storia all'inizio, ma credetemi, nel suo percorso, nella sua evoluzione, vi accompagnerà e vi darà quel giusto carico di punti interrogativi che vorrete assolutamente riuscire a comprendere, quindi vi terrà incollati alle sue pagine / schermo, nel caso lo leggerete in realtà online. Io spero capiate l'importanza, e non a caso, ve lo ripeto un'altra volta, se le case editrici sono arrivate a stampare queste cose è perché sanno che attraverso questo sistema, ok,
riesce ad essere effettivamente valida, come ancora più riescono a dare maggiore risalto e maggiore peso alla logica della storia e a far sì che rimanga ancora meglio nel nostro cervello. E finiamo con forse quello personalmente che a me piace di più in assoluto, che è Solo Leveling. Perché? Perché oltre alla caratterizzazione dei personaggi, oltre l'ambiente che è molto fantasy, oltre il power up esagerato che il protagonista ha sin dall'inizio, in realtà perdendo sotto certi aspetti un po' di umanità, ok? E via dicendo, è quello che un po' per il contesto grafico che già dall'inizio era eccellente e ci permetteva di fruire al meglio di tutto ciò che ruotava attorno adesso. E sia perché appunto a me personalmente in realtà, voglio dire, l'argomento piace di più degli altri, anche se li faccio fondamentalmente tutti a parte uno, credo, sì, ok. Forse non faccio quello della storia d'amore, ma gli altri li faccio tutti, mi piacciono fondamentalmente tutti. Questo è quello che prediligo e è forse quello che mi ha fatto comprendere ancora di più che aveva bisogno di una versione fisica cartacea. Perché? Perché questo tipo di storia ha bisogno, anche perché la parte, l'impatto grafico è importante, nonostante sia fatto a computer e quant'altro, eccetera, ha bisogno di potersi soffermare al meglio e rimanere incantati anche solo dal modo che l'autore o gli autori appunto riescono a costruire per poterci donare quelle emozioni, quelle impressioni, quella curiosità che fa appunto di una storia del genere una grande storia. Insomma, web manual sì, no, cartacei sì, no. Se volete potete naturalmente commentare qui sotto, dire la vostra, ci mancherebbe altro. Io personalmente trovo che il processo evolutivo, anche se può sembrare un'involuzione in realtà della stessa, no? Il passare dal computer alla carta è strano, ma ci fa capire quanto alla fine il media principale, che è il fumetto, è cartaceo, è fatto di carta, ancora oggi sia assolutamente impensabile tramutarlo subito al 100% senza appunto avere una versione anche così cartacea in un qualcosa di digitale esclusivamente. Poi non lo so. Andiamo ai saluti e alle conclusioni. Avete visto come alla fine c'è stato comunque sia un cambiamento. L'evoluzione c'è sempre, no? Nella parte editoriale, nella parte, voglio dire, anche di proposta. Si deve sempre cercare di trovare qualcosa di, non dico innovativo, no? Però che possa portare un effetto freschezza, quasi potremmo dire. Ma ne abbiamo parlato a sufficienza, insomma. Se vi interessa leggere, ok, Webtoon, Webman, ma ci sono tantissime applicazioni che vi danno la possibilità di farlo gratuitamente, legalmente, ok, con qualche pubblicità, eccetera, oppure pagando un obolo, un piccolissimo abbonamento. E effettivamente, come vi ho già detto, in alcuni casi, solo a livello proprio di come vengono inventate le vignette, come vengono create le vignette, sono fatte, sembrerebbe quasi esclusivamente per quel determinato tipo di media per essere lette, no? Ok, lo scorrimento tramite lo scorrere del cellulare un po' alla TikTok, ok? Però leggerle fisicamente, cartacee, secondo me, per alcune di esse è forse la cosa migliore ancora una volta. Pertanto, perché pubblicarle? L'abbiamo già detto. Perché? Perché a livello di pubblicazione cartacea c'è quella cosa in più, ok? Quel fatto di la carta riesce a rendere tutto o quasi eccezionale, riesce a elevare anche solo il concetto o la valenza, la bellezza di una storia in maniera incredibile. Cosa che il media, che è molto veloce, no? Lo schermo del cellulare, lo schermo del computer, ci porta a non riflettere a sufficienza. E anche per quello, come dicevamo, che naturalmente ci vuole qualcosa che tenga. L'unica cosa che deve di riflesso darci è quella carica di adrenalina che fortunatamente riesce a permeare in noi rispetto a delle storie più complesse. Quindi ahimè, non lo so, ci sono come in tutte le cose i lati positivi e i lati negativi.
Detto ciò, io vi mando un abbraccio virtuale, vi aspetto giovedì assieme alla Vale su Chiacchiera Fumetti e naturalmente in negozio, via Antonio Stoppani 75, Seregno, Monza e Brianza, Lombardia, Italia, Mondo, e per il resto naturalmente fate riferimento a tutti i social che trovate qui sotto, come vi ho già detto.